l'umorismo viene dalla mia educazione. Cantate pure voi, fantastico. Siamo quindi divertente, ma dà anche un motivo di riflessione su varie tematiche. Sì. Appunto le coppie gay, l'adozione, delle coppie gay con i bambini, certo, questo dell'utero in affitto. Come, cioè, secondo me, come ti aspetti? La società adesso è preparata per certe tematiche, è giusto cominciare a farla riflettere un po' di più? Guarda, aprire il tema e aprire la domanda non è mai sbagliato, secondo me. E le risposte probabilmente non potranno essere tutte le stesse, ma io spero che si trasmetta l'amore con cui ho trattato questi casi estremi, perché questa comunque è una storia d'amore e perché è un grande gesto d'amore tra due sorelle, per cui non è un gesto politico il mio, è un discorso femminile. C'è la sorellanza? Sì, c'è. Perché la fratellanza tra uomini, la solidarietà maschile c'è, ma tra le donne fino a qualche tempo fa era un po' meno. Io ogni tanto la incontro, mi piaceva l'idea di raccontarla, perché poi il cinema, io sono fan di Tom Hanks, devi uscire dal cinema che sei contento, e quindi l'idea di raccontare anche una sorellanza anche desiderabile, no? Cioè, uscendo dal cinema dici magari ci avessi una sorella così, ecco, questa idea di lasciare questo piccolo sogno mi piaceva. Senti, tu Michela lo faresti per tua sorella? Io... Ci hai mai pensato? Te la sei posta? Non me l'ha mai chiesto, perché ne ha due suoi stupendi. Guarda che Livia fa un gesto molto grande ed è una donna molto risolta con se stessa, anche dal punto di vista, perché quella è una modificazione del corpo, certo, e per quello mi piaceva che lo facesse la Gerini, che è una donna che ha una self confidence altissima, una donna molto bella, molto consapevole. Io per esempio, che sono molto, vabbè, no, il film è straordinario, però ecco, io per esempio che sono stata sempre un po' una paperotta e che non ho la stessa confidenza che ha lei con il corpo, probabilmente l'idea di modificarlo per un'altra persona, sia pure una sorella, mi metterebbe molto in crisi. Forse alla fine sì, però. Michela, tantissimi temi in questo film, dall'utero in affitto, che poi è un utero in regalo. No, in prestito, in regalo, fino insomma al tema, alle tematiche gay, omosessuali, l'amore tra sorelle, ci hai messo un sacco di roba dentro, ma tutto sulle ali della leggerezza. Ci ho messo quello che c'avevo. C'avevi tanta roba? Tanta roba. Era tanto tempo che preparavo, mettevo da parte temi, storie, personaggi che volevo portare con me in questo esordio. È stato un esordio di affetto sicuramente, per cui dentro c'è un po' tutto quello che mi sono portata dietro fino a qua. Come dico sempre, io ho 31 anni ma the impulse, quindi pensa quanti sono quelli veri. Tu ovviamente sei anche tra i protagonisti, com'è stato dirigere anche te stessa, insomma? È stato il lavoro registico più difficile, dirigere me stessa. Sono un regista molto severa, ho avuto un cast stellare di attori che andavano da soli, erano bravissimi, io non riuscivo, spesso mi dicevo falla così, no è sbagliato, cagna, rifalla. E quindi i problemi di tutti li ho avuti con l'attrice che si chiama Michela Andreozzi. Ti rispondevi anche male, insomma. Mi rispondevo molto male, mi volevo cacciare a un certo punto, poi alla fine mi sono portata a casa il risultato. Puoi farmi gentilmente un saluto da Michela Andreozzi a Radio Antenna 1? Certo, ciao Radio Antenna 1 e grazie di esserci. Da Michela Andreozzi. Ciao, sono Michela Andreozzi, ciao Radio Antenna 1. Grazie mille. Senti, questi attori come sono?